Cari amici del canale, benvenuti a un nuovo video. Oggi parleremo di Antonella Fiordelisi e della sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Questa influencer, modella e anche imprenditrice continua a stupire il suo fandom con la sua genuinità e grinta. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere neanche un aggiornamento su Antonella e sul gossip. È arrivato il momento del red carpet all'80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia e Antonella ha già catturato l'attenzione di tutti. La Fiordelisi ha scelto un abito rosso per l'arrivo, che ha fatto girare la testa a tutti i presenti, e le sue storie su Instagram sono piene di entusiasmo per questo evento straordinario. Recentemente Antonella ha lanciato una frecciatina a Crizia in Corvaia, che è sbarcato al Lido di Venezia un paio di giorni fa. In un video su Instagram, Crizia sembra salutare i fan inesistenti mentre è su un taxi boat. Così Antonella ha scherzato dicendo che farà anche lei un video di saluto dal motoscafo e solo se non ci sarà nessuno intorno. Ovviamente è stata una chiara frecciatina lanciata a Clizia, dal momento in cui la rivalità tra le due non è un segreto risalendo al loro tempo nel Grande Fratello VIP. Ma Antonella non si ferma mai. Dopo la fine della sua relazione con Edoardo Donna Maria, si è concentrata sulla sua carriera. Ha lanciato con successo la sua prima capsule di gioielli, chiamata The Queen Scacco Matto, ed è diventato un volto noto in un famoso brand di abbigliamento. E ora la notizia che tutti i fan stavano aspettando. Secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, Antonella parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express. Chi sarà il suo o la sua partner? Stiamo tutti con il fiato sospeso per scoprirlo. E così Antonella Fiordelisi continua a brillare nella sua carriera professionale. In attesa di vederla sfilare sul red carpet di Venezia, non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato il video e di condividere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Vi aspettiamo al prossimo aggiornamento su Antonella e non solo. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima.